ha fatto tappa a Capracotta con un'altra serata di grande musica, il ricco itinerario musicale dell'Eddie Lang Jazz Festival. Sul palco il quintetto di Daniele Cordisco, chitarrista molisano che già da tempo ha trovato uno spazio importante nel panorama jazzistico nazionale, al fianco di musicisti del calibro di Fabrizio Bosso e Greg Hutchinson o con gli Swing Maniacs di Renzo Arbore, accompagnato dal potente sassofonista americano Michael Rosen e da Francesco Lento, uno dei trombettisti più brillanti della nuova generazione. Cordisco ha confermato tutte le sue straordinarie qualità con una prestazione scintillante tra classici della musica jazz e brani di sua composizione, seguito da un pubblico attento e numeroso nella fresca cornice serale di una stupenda Capracotta. Ha aperto la serata il quartetto del chitarrista Paolo Mignogna, altra giovane realtà di un jazz molisano che, anche grazie a manifestazioni come l'Eddie Lang, sta crescendo a vista d'occhio. Alla tromba Paolo Petrecca, giovane talento dal quale gli appassionati si aspettano grandi cose. Da Capracotta il festival dedicato al musicista originario di Monteroduni si rimette in viaggio. La prossima tappa è prevista lunedì sera a Isernia. In piazza Celestino V si esibirà Kenny Barron.